Sì, c'è stato questo attacco da parte di questo esemplare ad una persona nella tarda serata di ieri. Subito si è attivato tutta la struttura per la ricerca dell'orso in oggetto e per la cattura. Si è mobilitata tutta la parte organizzativa e tutto è andato a buon fine perché l'orso, presumibilmente M57, è stato catturato ed è stato portato al Casteller. Non è stato sicuramente facile, è stata un'operazione particolare. Io voglio ringraziare tutti coloro che hanno operato in prima linea nella notte, quindi il corpo forestale, i vigili del fuoco, il corpo dei carabinieri, la polizia locale, so che è intervenuta anche la questura, il commissariato del governo, col quale ho avuto più di un'interlocuzione nella notte, ed il sindaco di Andalo, col quale ho avuto anche più di un'interlocuzione nella notte. Tutto si è risolto positivamente, questo è il dato positivo, dopodiché il tema della problematica del numero di esemplari in Trentino di orsi rimane, ma questa è un'altra questione rispetto al caso di stanotte. Si tratta oltretutto di un rappresentante delle forze dell'ordine al quale auguriamo la migliore guarigione per il fatto grave che è accaduto.